Non rischiamo un caso Genova anche a Torino. Il vicepresidente della provincia, Alberto Vetta, è pronto a far partire gli appalti per i lavori di messa in sicurezza del territorio, anche sforando il patto di stabilità. La battaglia a colpi di tweet tra Renzi e Chiamparino è arrivata alla tregua. Basta tweet sui tagli e tema complesso ma risolvibile. Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Conferenza delle Regioni. Restano comunque i timori legati alla futura sforbiciata prevista dalla recente manovra varata dal governo. Situazione tesa ad Alessandria per la questione della raccolta rifiuti. Amio in liquidazione, l'offerta di Amag per acquistarla sarà riformulata. Ancora tutto da definire il futuro dei lavoratori. Festival dell'innovazione e della scienza, settimo torinese. Ancora per tutto il fine settimana, la Biblioteca Archimede si trasforma in un grande laboratorio scientifico. Tema dell'edizione 2014 sarà lo spazio. Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di GRP. Apriamo il nostro notiziario parlando ancora del maltempo, parlando dei giorni successivi e di quello che gli enti locali intendono fare perché non si ripetano le scene che abbiamo visto in quel della provincia di Alessandria. Non rischiamo un caso Genova anche a Torino. Il vicepresidente della provincia, Alberto Vetta, è pronto a far partire gli appalti per i lavori di messa in sicurezza del territorio, anche sforando il patto di stabilità. Sforare il patto di stabilità pur di non rischiare un caso Genova anche a Torino. Il vicepresidente della provincia, Alberto Vetta, è pronto a far ripartire gli appalti per i lavori di messa in sicurezza nel Pinerolese, nelle Valli Pellice e Germanasca e in alcune zone della collina torinese. Una decisione condivisa con il neosindaco metropolitano Piero Fassino e con l'intera giunta. La delibera di indirizzo è stata approvata giovedì mattina e dà mandato agli uffici tecnici dell'ente di completare le procedure per dare il via ad una serie di interventi il cui valore complessivo ammonta a non meno di 13 milioni di euro. Lavori di fatto bloccati dalla mancanza di liquidità per pagare le imprese appaltatrici. Un ostacolo ora aggirato proprio dalla volontà della provincia di Torino di rompere gli indugi e di mettere in secondo piano i vincoli del patto di stabilità rispetto alla sicurezza dei cittadini. È evidente che, come dire, noi facciamo politica, quindi siamo lì per fare, per dare risposta al territorio, per dare risposta ai nostri cittadini. È chiaro che se devo scegliere, se sono costretto a scegliere, come siamo noi amministratori degli enti locali, costretti a scegliere tra rispettare regole di carattere contabile, patto di stabilità e quant'altro, e tutela del territorio, tutela dell'incolumità dei nostri cittadini, io non posso che fare altro che tutelare i miei cittadini e l'incolumità del mio territorio. Per rispettare le regole contabili non c'è bisogno né di un presidente né di una giunta, basta un funzionario è assolutamente in grado di rispettare le regole contabili. Noi facciamo politica e cerchiamo di farlo nel modo più utile e più corretto e più doveroso, anche sottolineo, nei confronti del territorio che governiamo e dei cittadini che amministriamo. Insomma. Quindi questo tecnicamente è fattibile? Tecnicamente fattibile, assumendoci la responsabilità di gravare ulteriormente i vincoli, diciamo il patto di stabilità, di gravare ulteriormente lo sforamento del patto di stabilità, certo che è fattibile. Sono soldi che abbiamo, non stiamo chiedendo soldi in più. Non è che stiamo dicendo al governo piuttosto che a un ente superiore dateci qualche soldo in più, sono soldi che noi abbiamo lì fermi nel rispetto di questi vincoli che ci sono stati imposti, vincoli di spesa, quando si dice la spesa pubblica è grande in Italia, in questa grandezza ci sono anche i soldi che sono destinati all'investimento per la tutela del territorio. Rimaniamo in provincia di Torino con una notizia di cronaca. Duplice suicidio in una cascina di Borgata Gorra a Carignano. Sono morti un uomo e una donna. Quanto si è appreso dai carabinieri ad uccidersi per prima sarebbe stata la donna, un'infermiera di 52 anni. L'uomo, un medico di 66 anni, suo compagno, l'ha trovata morta e si è sparato. A permettere di ricostruire la vicenda è stata la testimonianza del giardiniere che ha dato l'allarme. L'uomo ha infatti visto il medico ancora vivo entrare in casa dove la donna si era già uccisa e poi fare fuoco contro se stesso. I carabinieri che ora indagano sui motivi che hanno spinto la donna al suicidio hanno trovato nella cascina numerose armi, tutte regolarmente denunciate. La battaglia a colpi di tweet tra Matteo Renzi e Sergio Chiamparino è arrivata ad una tregua. Basta tweet sui tagli
Il tema è complesso ma è risolvibile, lo ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente della regione Piemonte, nonché presidente della conferenza delle regioni. Restano comunque i timori legati alla futura sforbiciata prevista dalla recente manovra varata dal governo. I 4 miliardi in meno rischiano di tradursi in un aumento delle tasse o in una vera e propria scure che cadrà sui servizi ai cittadini, da quelli sociosanitari e trasporti. L'acceso scambio di tweet tra il presidente del Consiglio Matteo Renzi e il presidente del Piemonte della Conferenza delle Regioni Sergio Chiamparino si è interrotto su Facebook. Chiamparino ha pubblicato un post: "Basta tweet, tagli. È tema complesso ma risolvibile se ci incontriamo con il Ministero dell'Economia e Finanze e la Presidenza del Consiglio. Certo è che i timori legati ai futuri tagli previsti dalla legge di stabilità non si dissolvono dopo un post. I 4 miliardi in meno rischiano di tradursi o in un aumento delle tasse o in una mannaia sui servizi ai cittadini, da quelli socio-sanitari ai trasporti. Il 2015 dunque potrebbe rivelarsi un anno molto difficile. La manovra è insostenibile per le regioni, ha fatto sapere ieri Chiamparino, a meno di non incidere sulla spesa sanitaria, che rappresenta l'80% della spesa regionale, o sui servizi fondamentali, dal trasporto pubblico alle politiche sociali, o compensare con maggiori entrate. E così anche il patto per la salute, documento firmato lo scorso agosto che mette nero su bianco le risorse che lo Stato intende dedicare al sistema sanitario, verrebbe disatteso. Con molta probabilità la Regione Piemonte dovrà rinunciare a 170 milioni di euro e i sistemi sanitari delle regioni dovranno dire addio a risorse preziose per far fronte all'aumento dei costi dei prodotti e dei contratti del personale. Il presidente del Piemonte ha chiesto un incontro urgente con il governo per affrontare queste tematiche e cercare di trovare una soluzione che consenta di rendere sostenibile per tutti i cittadini una manovra che non può essere scaricata in termini di maggiori tasse o di tagli ai servizi essenziali, ha sostenuto Chiamparino, per non parlare poi di altri servizi come i trasferimenti per la cultura che rischierebbero di essere azzerati. Sono 6 le persone fermate oggi a Torino durante i tafferugli in piazza Castello durante la protesta contro il vertice europeo sul lavoro. Tra le forze dell'ordine si contano anche 5 feriti, 3 operatori del reparto mobile, il vicario del questore è un funzionario. 2 dei fermati sono studenti minorenni, uno è italiano, l'altro invece è straniero. Fra gli altri figurano anche uno studente con precedente per resistenze e lesioni, un disoccupato, un operaio che ha precedenti per spaccio, furto e rapine. Saranno tutti denunciati per resistenza e violenza pubblico ufficiale aggravata dal lancio di oggetti pericolosi. Situazione piuttosto attesa ad Alessandria per quanto riguarda la questione della raccolta rifiuti. AMIU lo sappiamo in liquidazione e l'offerta di AMAG per acquistarla sarà riformulata. Tanto non è ancora possibile anticipare nulla sul futuro dei lavoratori, almeno fino a fine mese. Avrà tempo fino al 29 ottobre l'AMAG per riformulare l'offerta per l'acquisizione di AMIU, la partecipata del comune in liquidazione che si occupa della raccolta rifiuti. L'AMAG aveva offerto 10 euro, ovviamente una cifra simbolica, ma ci sarebbe anche l'impegno a riprendere l'intera azienda in mano, con 3 milioni di euro per ripianare i debiti e pagare i dipendenti. Sì, perché naturalmente il tema principale è proprio quello dei lavoratori. Se AMAG riuscisse a prendere l'azienda, probabilmente proverebbe a garantire il loro posto, ma ovviamente la sostenibilità finanziaria dell'iniziativa resta essenziale. Il bando, comunque, per l'acquisizione di AMIU è aperto a tutti e potrebbero esserci anche dei colpi di scena, magari con l'intervento dei privati. Entro dicembre comunque l'azienda deve essere liquidata e dunque i tempi sono davvero molto stretti e le altre ipotesi appaiono sempre più remote. Al massimo il consorzio potrebbe affidare ad altri il compito di raccogliere rifiuti per le vie cittadine, ma in tal caso non ci sarebbero grandi garanzie per i lavoratori e il passaggio potrebbe essere complesso, con possibili problemi nella fase di transizione. I beni di AMIU sarebbero venduti a piccoli blocchi per raccogliere più soldi possibile per ripagare i debiti e sui dipendenti resterebbe un grande punto interrogativo. Per questo all'interno si respira una grande tensione. Fino ad ora la raccolta rifiuti è stata portata avanti, ma se ci fossero intoppi o problemi, la situazione potrebbe diventare incandescente e a risentirne sarebbe l'intera città.
È stata ritrovata e sta bene la bambina di 11 anni di cui giovedì sera i genitori hanno denunciato la scomparsa. I carabinieri l'hanno individuata in mattinata in un bar del centro di Torino e l'hanno riconsegnata alla famiglia. La piccola non ha voluto dire perché è scappata di casa né dove ha trascorso la notte. La bimba è residente a Torino ed è di origini romene e potrebbe essersi nascosta a casa di un'amica. Festival dell'innovazione della scienza settimo torinese, ancora per tutte le fine settimana, la Biblioteca Archimede si trasforma in un grande laboratorio scientifico. Tema dell'edizione di quest'anno, lo spazio. Il tema principale sarà lo spazio. Lo spazio è stato scelto intanto perché è un anno particolare, è l'anno delle ricorrenze. La prima donna nello spazio partì 50 anni fa e a breve ci sarà la missione di Samantha Cristoforetti. È anche un anno importante per l'Italia perché 50 anni fa nasceva l'ASI. Quindi l'abbiamo scelto perché è un anno un po' importante proprio per quello che rappresenta lo spazio nel sistema italiano. Ma poi lo spazio è anche un argomento che permetteva sia alle scuole di dare il loro contributo, quindi di usarlo da un punto di vista strettamente didattico, sia dall'altro canto essere l'occasione per ampliare il tema e quindi lo spazio diventerà lo spazio alla fisica in tutte le sue accezioni, anche quelle quotidiane come nella fisica del tacco 12, diventerà però anche lo spazio urbano, ad esempio qui fuori, proprio dentro biblioteca ci sarà un vero e proprio allestimento di uno spazio urbano della nostra città, quindi le bici, la panchina, diventerà uno dei luoghi nei quali si terranno le conferenze. E diventa anche lo spazio, ad esempio, dato all'integrazione, come durante la conferenza dell'Oreal, oppure lo spazio dato all'innovazione tecnologica, come è con altre aziende, penso a Pirelli con lo pneumatico intelligente. Quindi era una di quelle tematiche ed è una di quelle tematiche che offre e alla scuola e a noi come argomento di poter essere utilizzato nelle varie accezioni. Settimo comunque intanto ha fatto dell'innovazione, ha degli stabilimenti che rappresentano l'innovazione, c'è stata molta lungimiranza, moltissima lungimiranza nel lavorare con i privati, pensiamo solo all'operazione con la Pirelli, pensiamo che il centro Lavazza di innovazione qua, insomma, quindi è stato fatto un lavoro tra pubblico e privato che è la strada che noi tutti dovremmo fare. Era questo il nostro ultimo servizio, ci fermiamo qui, grazie a tutti per l'attenzione, l'informazione di Monitor torna puntuale nei consueti appuntamenti su GRP, come sempre, dopo la sigla del nostro giornale Spazio alle notizie di sport. A presto!